Porto denuncia al pubblico ministero della pretura di Münster e al signor questore di Münster con una lettera raccomandata del seguente tenore. Secondo informazioni a me giunte, durante questa settimana un gran numero di malati della casa di cura provinciale Marienthal presso Münster dovrà essere trasferito come cosiddetti connazionali improduttivi nel manicomio di Egberg per essere poi premeditatamente uccisi. Solo poche settimane prima ha ricordato ai fedeli: noi siamo incudine e non martello. Se l'incudine è sufficientemente salda, tenace e solida, allora durerà più del martello e potrà servire ancora a lungo per dare forma a ciò che ancora verrà forgiato. Adesso ciò che viene forgiato sono coloro che vengono imprigionati ingiustamente, gli espulsi senza colpa, gli esiliati. Nel momento in cui il martello della persecuzione di certo li colpirà duramente e ingiustamente li ferirà nel profondo, Dio li assisterà affinché in quel momento non perdano la forma e la fermezza di condotta cristiana. Ora è pronto a lanciare un nuovo grido d'accusa e sembra quasi guardare negli occhi i fedeli, uno per uno. Hai tu, o io, il diritto alla vita soltanto finché noi siamo produttivi, finché siamo ritenuti produttivi da altri? Se si ammette il principio, ora applicato, che l'uomo improduttivo possa essere ucciso, allora guai a tutti noi, quando saremo vecchi e decrepiti. Se si possono uccidere esseri improduttivi, allora guai agli invalidi, che nel processo produttivo hanno impegnato le loro forze, le loro ossa sane, le hanno sacrificate e perdute. Guai ai nostri soldati, che tornano in patria gravemente mutilati, invalidi. Nessuno è più sicuro della propria vita. Parole chiare, nette, inequivocabili, che fanno il giro del mondo e sembrano colpire nel segno. È l'attacco frontale più forte sferrato contro il nazismo in tutti gli anni della sua esistenza, dichiara Goebbels, che qui vediamo sfilare per le vie di Münster. Al quartier generale del Führer la discussione si fa tesa, nervosa. Martin Bormann vuole impiccare Galen all'istante. Goebbels ribatte: se ora si procedesse contro il vescovo, tutta la Vestfalia andrebbe persa per l'impegno bellico. Hitler interviene, dice testualmente: i conti con lui saranno fatti fino all'ultimo centesimo. Quel Galen, insomma, avrà la sua condanna a tempo debito, dopo la vittoria finale. Ora ciò che conta è fare il vuoto intorno a questo vescovo, rappresentante, afferma Hitler, di una meschina e spregevole religione di sottomissione, umiltà, misericordia, ascetismo e schiavitù. Von Galen continua nella sua martellante denuncia dal pulpito del Duomo di Münster e travalica i confini della Vestfalia per raggiungere ogni angolo di Germania. La risposta del regime non si fa attendere. Se non è possibile prendere lui, si prenderanno allora tutti coloro che lo appoggiano e lo sostengono. Nella sola diocesi di Münster sono trascinati davanti ai tribunali 566 fedeli e 96 religiosi. 37 sono internati nei campi di concentramento. 11 vi perdono la vita. Ma arresti, perquisizioni e deportazioni non fermano la protesta. Nostra madre custodiva in casa i testi delle prediche. Una mia zia, una sorella minore della mamma, è finita addirittura in prigione. Aveva copiato a mano le prediche e le aveva distribuite.
come una lunga e inesauribile catena di Sant'Antonio, le prediche vengono copiate e distribuite con ogni mezzo. Copie delle prediche raggiungono gli alleati, diventano un'arma nelle loro mani, volantini da lanciare dal cielo sulle popolazioni e sull'esercito. Sul fronte orientale sono stati diffusi tra tutti i soldati. Per quanto riguarda il fronte occidentale, non lo so, ne giravano molte copie. Le prediche mi hanno colpito perché noi tutti avevamo dei compagni feriti alla testa da un'arma da fuoco. Era inaccettabile che potessero essere definiti vite senza valore e che potessero essere uccisi una volta tornati a casa. Non poteva essere vero. Eravamo indignati, abbiamo presentato delle richieste ufficiali perché si ponesse fine a quella che chiamavano eutanasia. Settembre 1941. La situazione si fa sempre più difficile. Gli Stati Uniti sono pronti a entrare in guerra. Il clamore suscitato dalle prediche del vescovo von Galen non si placa. Il New York Times lo definisce l'oppositore più ostinato del programma nazionalsocialista anticristiano. Anche Pio XII esprime solidarietà a von Galen. Il 30 settembre 1941 scrive al vescovo di Berlino Konrad von Preising. Le tre prediche del vescovo von Galen procurano anche a noi, sulla via del dolore che percorriamo insieme con i cattolici tedeschi, un conforto e una soddisfazione che da molto tempo non provavamo. La lettera di Pio XII si chiude con la conferma del suo pieno sostegno all'azione di Galen. Non occorre pertanto che assicuriamo espressamente a te e ai tuoi confratelli che i vescovi, i quali, come il vescovo von Galen, intervengono con un tale coraggio e con una tale irreprensibilità, troveranno sempre in noi appoggio. La Chiesa si stringe attorno al vescovo von Galen. I fedeli lo acclamano. La tensione sale. Gli informatori della Gestapo riferiscono. La determinazione del vescovo di Münster può provocare nella popolazione gravi rischi di insubordinazione e di rivolta. Hitler ha aperto un secondo fronte di guerra a est, ha attaccato l'Unione Sovietica. Ora più che mai ha bisogno di un popolo unito e compatto, non vuole problemi di ordine interno e così ordina la sospensione dell'operazione Aktion T4. Il Führer ha ceduto di fronte alle parole di un vescovo della Chiesa di Roma? Così potrebbe sembrare. Ma è solo una drammatica apparenza, dietro cui si cela un nuovo e ben più terribile eccidio. Clemens August von Galen non può sapere che a quell'ordine di sospensione segue un ordine verbale, non scritto, segreto, che trasforma l'eutanasia sistematica in eutanasia selvaggia. Le SS dovranno eliminare con meticolosa regolarità tutti i prigionieri dei campi di concentramento non più in grado di lavorare. Ma non basta. L'aberrante religione del sangue genera nuove, nefaste decisioni, sempre più agghiaccianti, sempre più indicibili, sempre più segrete. Il 20 gennaio 1942, nel chiuso di una villa sul lago Wannsee, si pianifica quella che burocraticamente viene definita soluzione finale della questione ebraica in Europa. Ora, la malefica religione del sangue e della superiorità ariana può soddisfare la sua sete di violenza e di morte. Alla fine, un impronunciabile bilancio racconterà di 6 milioni di ebrei eliminati nei campi di sterminio. Sono forse gli anni più tragici che l'umanità abbia mai attraversato. Il vescovo von Galen non sa, non può immaginare quale inferno si consumi tra le fredde pareti di quelle camere di morte.
1 luglio 1945, primo pellegrinaggio della popolazione di Münster al santuario mariano di Telde. La guerra è finita. Hitler si è ucciso. Il nazismo è finito. Davanti a quel popolo che per anni lo ha sostenuto e seguito, protetto e difeso, von Galen si scaglia contro il comportamento del governo militare alleato e la teoria di una colpa collettiva del popolo tedesco. Sotto il nazismo, dissi pubblicamente, e lo dissi anche riguardo a Hitler nel 1939, quando nessuna potenza intervenne allora per ostacolare le sue mire espansionistiche, la giustizia è il fondamento dello Stato. Se la giustizia non viene ristabilita, allora il nostro popolo morirà per putrefazione interna. Oggi devo dire, se tra i popoli non viene rispettato il diritto, allora non verrà mai la pace e la concordia. Era l'autunno del 1945. La città di Fulda era stata rasa al suolo dai bombardamenti. La conferenza episcopale si teneva nel convento del Sacro Cuore, il collegio dove studiavo. Poiché ero sua nipote, ebbi la fortuna di restare da sola con lo zio durante la pausa di mezzogiorno. Abbiamo fatto una passeggiata fino al piccolo cimitero delle suore e lì ci siamo fermati a pregare. Lo zio ha detto: preghiamo Dio per tutti quei poveri uomini che sono stati perseguitati e rinchiusi nei campi di concentramento per aver diffuso le mie prediche e anche per i loro parenti che hanno perso così i loro cari. Preghiamo insieme perché molti di questi uomini sono morti al posto mio. Dicembre 1945, la Radio Vaticana annuncia la nomina di 31 nuovi cardinali, tra gli altri gli arcivescovi Konrad von Preising di Berlino, Josef Frings di Colonia e il vescovo Clemens August von Galen. Febbraio 1946, è il primo concistoro ordinario pubblico di Pio XII. Entrano i nuovi porporati. L'applauso accoglie ordinato e tranquillo il loro ingresso nella Basilica di San Pietro, ma si trasforma in ovazione quando appare l'alta figura del cardinale di Münster. Il leone di Münster, titoleranno i giornali il giorno dopo, è l'eroe del concistoro. Ero con lui quando la sua diocesi lo ha accolto come cardinale, con un grande ricevimento nella distrutta città di Münster. Si è messo a piangere. Ha detto: i nazisti mi avrebbero ucciso se voi non mi aveste appoggiato. Marzo 1946. Tra le macerie della sua cattedrale distrutta, il cardinale von Galen si rivolge, e sarà l'ultima volta, ai suoi fedeli. Il buon Dio mi ha dato un incarico per il quale era mio dovere chiamare nero il nero e bianco il bianco. Voi stavate con me e i potenti di allora sapevano che il popolo e il vescovo della diocesi di Münster erano un'unità indissolubile e che se avessero usato violenza contro il vescovo, sarebbe stata l'intera diocesi a sentirsi colpita. È questo ciò che mi ha protetto, che mi ha dato forza interiore e ha rafforzato la mia speranza. Ha accompagnato il suo popolo oltre il nazismo, lo ha guidato, per quanto ha potuto, verso la vita, oltre la fatale e disperata religione di sangue e di morte del Terzo Reich. Clemens August Josef Pius Emanuel von Galen muore il 22 marzo 1946. Giovanni Paolo II lo ha dichiarato venerabile
il 20 dicembre 2003. Benedetto XVI lo ha proclamato beato il 9 ottobre 2005.